primo dibattito pubblico fra Aldo Reschini e Walter Zanetta sul tema del passaggio del Verbano Cuseossola alla Lombardia. Il confronto è andato in scena lunedì pomeriggio alla Lucciola di Villa d'Ossola. Era questo l'ultimo dibattito politico della Festa dell'Unità. Fair play fa il padre del referendum e il vicepresidente della Regione Piemonte, ma le posizioni di Reschini e Zanetta sul tema referendum restano distanti. Referendum pro Lombardia si voterà il 21 ottobre dalle 7 alle 23 e di oggi la nota ufficiale della prefettura del VCO con cui si chiarisce la materia, però non si dice fino in fondo chi dovrà pagare. Secondo una prima interpretazione dovranno essere i comuni. Le operazioni di scrutinio inizieranno subito dopo la chiusura dei seggi e l'accertamento del numero dei votanti. Intanto un primo sondaggio sul passaggio è stato aperto sulla pagina Facebook del comune di Ornavasso. Al momento 757 voti, il 58% è per la Lombardia. Lo scrittore Premio Stresa 2017 Paolo Cognetti sostiene il Comitato Tutela Devero contro il progetto Avvicinare le Montagne e spiega le sue ragioni in una lettera inviata al Comitato in occasione di un incontro pubblico al Devero al quale non ha potuto partecipare. Nicola Peck del Comitato non esclude un nuovo invito futuro dello scrittore. Un centinaio di persone oggi per l'appuntamento di Musica in Quota e 2000 metri del Gattascosa. Siamo in Val Bognanco, protagonista del concerto l'Accademia Jazz Band con un tributo a Frank Sinatra. Ricordati Camilla e Alessio, i due giovani tragicamente scomparsi nell'agosto del 2017. L'evento è stato interamente ripreso dalle nostre telecamere e sarà trasmesso domani da VCO Azzurra TV in occasione del classico appuntamento ferragostano che dedichiamo alle sette note. Accademia Jazz Band in onda mercoledì alle 12 e ancora alle 20:35. 5 ancora nella giornata di domenica alle 15. È tutto pronto per la 48esima edizione del Bacino Devero Crampiolo, storica camminata non competitiva che si svolge come da tradizione il 16 agosto. Gli organizzatori sono l'Ossola Ski Team e Sci Club Antigorio, Cooperativa Devero 2.0 e il gruppo Alpini Bacino. La partenza è fissata per le 9 dal campo sportivo.